Ciao a tutti, io mi chiamo Mauro e sono un ragazzo che fin da quando era bambino è sempre stato un grande appassionato di fumetti, di disegno, quindi e quella che è stata sempre la mia passione è diventata fortunatamente anche il mio lavoro. Ho sempre lavorato come grafico in piccoli studi televisivi o grafici qui della mia zona. Navigando in internet ho scoperto iStock Photo. In realtà, prima di iniziare a contribuire, a diventare un vero contributor, è passato un po' di tempo perché comunque non l'avevo ancora ben chiara la situazione internet è un modo in divenire, quindi diciamo è passato un po' di tempo. Poi ho iniziato a provare a disegnare, a caricare i miei disegni, mosso soprattutto dalla sfida, dal fatto che comunque iStock Photo mi dava la possibilità di accedere a tutto il mondo. Le prime esperienze positive, i primi riscontri positivi mi hanno dato fiducia e da lì ho iniziato a diventare un contributor più o meno solerte di iStock Photo. Credo che ormai iStock Photo sia diventato per me un compagno che spero di portare sempre con me, insomma, di proseguire a lungo. La storia che sta dietro le mie creazioni è spesso molto impulsiva, nel senso che sono sicuramente più legato ai soggetti a figura umana o comunque di personaggi, però amo molto la caratterizzazione o comunque la ricerca di personaggi che sono anche stravaganti o cose di questo tipo, insomma. Molto spesso, il più delle volte, nasce dal quaderno degli appunti, degli schizzi che porto sempre con me. Quindi nell'arco della giornata mi viene in mente qualcosa, la schizzo, la improvviso su carta, la disegno e poi dopo decido di lavorarla e di caricarla su iStock Photo. Il mio approccio è stato finora sempre questo. Poi ho iniziato delle serie di piccole cose tipo macchinine, tipo cars, ma sempre per un impulso nato così casualmente. Ho disegnato un giorno la vecchia macchina di mio padre in maniera simpatica e poi da lì l'ho caricata e ho iniziato un'altra piccola serie di queste macchine. Però ecco, sono legato molto alle cose stravaganti, al fantasy. Vengo dal mondo del fumetto, che praticamente divoro da tutti i generi, quindi in linea di massima questo credo si riversi abbastanza su quelle che sono le mie immagini. La prima stesura avviene tramite carta e penna, poi adesso mi sono dotato di Inkling, quella penna della Wacom che ti permette di praticamente scansionare il disegno mentre lo stai facendo, e quindi ho accelerato un pochino il processo perché evito la fase di scansione. Il grosso del lavoro avviene tutto su Illustrator. Photoshop mi serve spesso solo per, una volta fatta la scansione, dare una prima stesura di colori, una prima idea di quello che saranno i colori, e poi vado avanti con Illustrator. iStock Photo sarebbe un po' il lavoro ideale, perché in realtà tu fai solamente quello che ti piace, quello che vuoi, hai in totale libertà, ti dà la possibilità di esprimerti senza veramente barriere, se non quelle della, diciamo, vendibilità. Il confronto con gli altri contributors è fondamentale, nel senso che comunque ti rendi conto di essere parte di un qualcosa di concreto, perché comunque internet è un mondo molto veloce, i siti cambiano, si evolvono continuamente. Anche iStock Photo stesso ha avuto diverse mutazioni da quando io ho iniziato, e avere come te altre persone che ci stanno dentro, con cui puoi parlare, con cui puoi confrontarti, ti fa sentire comunque parte di una community, parte di un qualcosa di concreto. È una possibilità così di facile accesso e che dipende fondamentalmente tutto da te, quindi se tu hai voglia di fare, voglia di metterti in gioco, lì non devi fare nient'altro che iscriverti e provare a diventare
contributors e diventare contributors e caricare immagini di qualsiasi tipo e vedere a che punto sei, confrontarti con gli altri fotografi, vedere cosa succede quando carichi un'immagine e il piacere di scoprire che un'immagine piace, che quindi viene scaricata e che hai avuto l'intuizione giusta. È così a portata di mano che sarebbe sciocco non provare. Non vedo motivo per non iscriversi.